two, three, let's go. Them can't tell me, tell me, say me can't flow. Them can't tell me, tell me, say me can't flow. Them can't tell me, tell me, say me can't flow. Them can't tell me, tell me, say me can't flow. Buonasera, ben ritrovati, nuovo appuntamento con LNP Basket Magazine, come tutti i mercoledì sera la nostra mezz'ora dedicata al mondo del campionato di Serie 2, il Duel 2S, che sta arrivando alla volata finale, ultimi 80 minuti prima dei playoff. Domenica scorsa abbiamo seguito un match molto interessante, la vittoria di Scafati su Tortona che ha permesso alla squadra di coach Perdichizzi di raggiungere Casale al primo posto della classifica del girone Ovest. Domenica saremo a Trieste per una sfida veramente interessantissima per motivi di blasone oltre che di classifica, perché avremo il derby attesissimo fra Trieste e Udine, e per presentarlo sono venuti a trovarci due rappresentanti dalla Pallacanestro Trieste. Buonasera, presidente Gianluca Mauro. Buonasera, buonasera a tutti. E buonasera anche all'ala dell'Alba Trieste, Matteo Daross. Buonasera. Tra poco entriamo nel tema del derby e della presentazione appunto della super sfida che seguiremo domenica alle 18 su Sport Italia. Prima però facciamo il punto della situazione riguardo a tutto quello che è successo nel terzultimo weekend del campionato di Serie 2 al 2 del West. Lo facciamo come sempre con il prossimo servizio firmato da Carlo Ferrario. L'ottesima giornata in Serie 2 Old Wild West ha rappresentato un ulteriore passo in avanti verso i playoff, con alcune posizioni delle griglie ad est ed ovest che stanno per definirsi. Si complica la situazione a Casale con la sconfitta nel derby piemontese contro Biella e la vittoria di Scafati contro Tortona, che ha permesso alla squadra di Perdichizzi di raggiungere la 9 più in cima alla classifica. Ad est invece sia Trieste che Bologna hanno conquistato due punti che significano primo e secondo posto nella divisione orientale. Tengono il passo Treviso, Montegranaro e Ravenna, mentre pesa la terza sconfitta consecutiva di Udine. Il match domenicale vedrà coinvolta proprio la squadra di Lino Lardo contro la capolista Trieste nella cornice dell'Alma Arena. Grandissimo equilibrio nel girone est per ciò che riguarda le posizioni dalla quinta all'ottava, e sarà estremamente interessante vedere come le diverse squadre si giocheranno le loro chance. Ad ovest, gli ultimi due match e la situazione relativa a Reggio Calabria andranno a ridisegnare la griglia playoff, con uno scenario che potrebbe mutare in modo quasi inaspettato. Due turni a termine e ancora tantissimi verdetti da esprimere in Serie A 2 Old Wild West. Cominciamo la nostra analisi dal girone est e vediamo in grafica risultati e classifica. Hanno vinto tutte le prime quattro della classe, continua quindi il testa a testa fra Trieste e Bologna. Per Trieste la vittoria importante in trasferta sul campo di Piacenza con soli 3 punti di vantaggio, per Bologna il successo altrettanto risicato in trasferta sul campo di Roseto. Vince ancora anche Treviso che supera Imola con 11 punti di vantaggio, successo importante per Montegranaro che mette un po' in difficoltà Udine battendola con il punteggio, come vedete, di 81 a 65. Questo per quanto riguarda i risultati. La classifica, abbiamo ancora quindi questo testa a testa al vertice fra Trieste e Bologna, separate da soli 2 punti, Treviso e Montegranaro in terza e quarta posizione, ancora bagarre per quanto riguarda i posti per i playoff, con però in questo momento Ravenna, Iesi, Udine e Verona che sarebbero qualificate, e Ferrara che con 30 punti resterebbe fuori dalla qualificazione alla postseason. Partiamo proprio dalla vittoria di Trieste sul campo di Piacenza e partirei da Matteo. Una sfida per voi più difficile forse rispetto alle previsioni, era importante vincere per restare al primo posto e per mantenere Bologna a 2 punti di ritardo, ce l'avete fatta forse con qualche difficoltà in più rispetto al previsto. Sì, la partita di domenica è stata più tosta del previsto. Loro sono partiti molto forte, segnando subito 27-28 punti nel primo quarto, noi eravamo un po' in bambola. E poi però nel terzo quarto la nostra difesa ha fatto la differenza, mi sembra che loro abbiano segnato 9-5 punti, qualcosa del genere, quindi siamo riusciti a recuperare lo svantaggio, andare avanti, e poi abbiamo controllato il finale di partita, ecco, magari con qualche piccola sbavatura, però era importante vincere. Non era una partita facile perché è un campo strano, poco ambiente, loro devono fare punti per salvarsi, quindi sono partiti molto, molto carichi, noi invece eravamo un po' sulle gambe. È chiaro che anche l'assenza di Fernandez e Cavaliero si sono fatte sentire, ecco. Ed è stata, presidente, la partita con Piacenza, la prima in cui Federico Mussini veramente ha fatto la differenza con 17 punti, importante peraltro nel finale di gara. L'aggiunta di Mussini in questa parte finale di stagione è la conferma che Trieste ha davvero una forte volontà di provare a salire quest'anno. Sì, noi con tutta la nostra forza e con tutta la nostra volontà ci proviamo, resta sempre il fatto, come dico io, che ne sale una. Secondo me non ci sono di fatto delle favorite, perché comunque ricordo sempre che noi l'anno scorso non eravamo tra le favorite, però siamo arrivati a giocarcela fino in fondo contro la Virtus, quindi
da adesso in poi, anzi da domenica, dalla domenica scorsa, non questa ma quella dopo, conta solo vincere, vincere ogni partita e fare meglio che si può. Tu Matteo in campo sei un playmaker aggiunto per la tua grande capacità di passatore, avete però aggiunto un playmaker vero come Federico Mussini, quanto vi dà in più in questo finale di stagione per i playoff poter puntare su un giocatore con l'esperienza americana che tutti conosciamo di questi ultimi anni? Beh, lui è un giocatore un po' particolare, a me pare più una guardia nel corpo di un playmaker, più un attaccante che un costruttore di gioco. Però nel nostro sistema e con l'assenza di Fernandez che si protrae, avevamo bisogno anche numericamente di aggiungere qualcuno e qualcuno soprattutto in grado anche di mettere punti. L'altro giorno è stato molto capace di attaccare il canestro, soprattutto in transizione, ed è stato bravo nel finale di gara a prendersi un paio di falli e andare in lunetta, quindi voglio dire è un'aggiunta importante che l'Alma ha fatto al suo roster, ma penso che al completo la nostra sia una squadra invidiabile. Presidente, domenica vi attende, ci attende anche su Sport Italia, il derby come sempre molto molto sentito contro Udine, una partita per cui si preannuncia il tutto esaurito, una partita che per voi significa tanto a livello di classifica in questo caso, ma anche ovviamente di blasone, di rivalità. Beh, certamente a livello di classifica in questo momento la prima cosa, perché sarebbe quella che ci consente di arrivare primi in assoluto nel nostro girone anche con una domenica di anticipo. In termini ovviamente di bilancio, che è sempre quello che io guardo con molta attenzione, è previsto il sold out, per cui non può che farmi piacere. E in termini di blasone, che è l'ultima cosa ma non la meno importante, anzi forse la più importante, poi tra l'altro io sono friulano quindi faccio il derby, un derby personale tra virgolette, per i nostri tifosi, per la città, per la nostra organizzazione, è una cosa che bisogna vincere e anche per il sottoscritto, insomma, è una grossa soddisfazione ed è un piccolo trofeo che si aggiungerebbe alla nostra piccola bacheca in questo momento. Vincere il derby significherebbe, Matteo, essere sicuri matematicamente del primo posto nel girone est e quindi affrontare un'eventuale gara 5 contro Bologna con il fattore campo. Voi avete un fattore campo caldissimo all'Alma Arena, quanto è importante per voi strappare questo primo posto alla fine della regular season? Ma penso che sia importante per tutte le squadre, poi il derby è sempre una partita a sé. E noi dobbiamo vincere perché sappiamo, e l'abbiamo dimostrato negli ultimi due anni, che il nostro fattore campo è qualcosa di decisivo. E se non sbaglio, l'ultima partita di regular season che abbiamo perso in casa è stata la prima del campionato scorso contro Treviso, poi c'è stata la sconfitta che ha chiuso il campionato l'anno scorso a giugno con Bologna in gara 3, quindi voglio dire è sicuramente un campo dove il nostro atteggiamento, il nostro ambiente, il nostro pubblico sa trasmettere qualcosa in più. Abbiamo sentito come Trieste si avvicina, con che mentalità affronterà questo derby, vediamo anche la sponda Udine, un Udine che arriverà a questa partita sull'onda di 3 sconfitte consecutive, quindi veramente per Udine si tratta di un match fondamentale in chiave playoff, e allora vediamo come Udine si avvicina a questa partita, lo facciamo attraverso la voce di uno dei protagonisti. Sarà una partita molto, molto impegnativa contro la capolista, in casa della capolista, in un palazzetto che sarà tutto esaurito, pur sempre un derby, quindi una partita che conta un pochino di più rispetto alle altre, quindi dovremo prepararci al massimo e nel miglior modo possibile per arrivare pronti a questa gara. Ma Trieste è una squadra molto lunga, coperta da ottimi giocatori in ogni ruolo, e quindi un osso duro da affrontare. Però noi arriviamo pronti, sono convinto che saremo pronti alla partita perché ci stiamo allenando bene, preparando bene per questa sfida. Il momento non è dei migliori, non è facile, però sono convinto che questo genere di partite costringono a tirare fuori il meglio di ognuno di noi, quindi io sono più che convinto che domenica arriveremo pronti, riusciremo a ritirare fuori il nostro miglior basket. Presidente Mauro, Trieste ha un palazzetto da Serie A, un'atmosfera da Serie A, quanta fame c'è in città di tornare a ritrovare il basket al massimo livello della Serie A? Beh, c'è una fame enorme da parte del nostro pubblico che ovviamente quest'anno ha risposto in maniera strepitosa con il numero di abbonati, il nostro pubblico insomma io penso sia statisticamente tra i primi, numericamente tra i primi in Italia,
È una città che ha risposto oltre misura a quello che noi ci aspettavamo e quindi penso che sia logico quello che sta facendo la proprietà, che è quella di investire, di cercare di tornare a portare Trieste, come dico sempre io, nel basket che conta in Serie A1. Poi lì le logiche saranno diverse, però io penso che la città, in questo momento anche la società, sia pronta per fare il salto di qualità. Ecco. Tu, Matteo, hai assaggiato la Serie A, se non sbaglio, solo con la Virtus Bologna tanti anni fa. Quanta voglia hai di testare te stesso su un palcoscenico diverso rispetto a quello attuale? Ah, è una bella domanda. A me è sempre piaciuto essere il grande pesce nello stagno un po' più piccolo che essere uno dei tanti. È chiaro che ci sarebbero da fare delle considerazioni nel caso, però penso che quando si comincia questi discorsi non si arriva mai a nulla di troppo buono. Quindi penso che la società, la squadra, la tifoseria debbano concentrarsi nell'immediato, cioè la gara con Udine, poi andare a Montegranaro e poi cominciare i playoff con la giusta testa, perché come abbiamo visto l'anno scorso anche il primo turno con Treviglio si è rivelato più duro di quanto tutti si aspettassero, quindi bisogna fare un passo alla volta. Peraltro, Presidente, dovesse andare male quest'anno, c'è il prossimo anno con le 3 promozioni, quindi sulla carta un po' di spazio in più per andare in Serie A, però immagino che non ci si pensi, l'obiettivo è farlo il prima possibile, farlo adesso. Ma sì, io ripeto sempre, ci si prova, no? Purtroppo quando c'è una promozione sola non sempre vince chi merita o non sempre vince chi è il più forte, non sempre vince chi ha fatto i migliori gironi, vince chi vince più partite se non tutte le partite. Come dice Matteo, andiamo avanti una partita alla volta. Anch'io purtroppo sono abbastanza pragmatico, penso a vincere la partita di domenica e poi vediamo quello che, una volta dovessimo vincere la partita di domenica, vediamo chi saremo accoppiati e quindi dovremo pensare a vincere quelle partite. È ovvio che il sogno è quello di vincere. Vincere significa arrivare in una categoria superiore, poi quando mai, se ci arriveremo, penseremo quello che dovremo fare. L'unica cosa, la società è pronta dal punto di vista economico e dal punto di vista, tra virgolette, sociale. Poi tutto il resto si fa a risultato acquisito. Eh sì, dipende chiaramente poi tutto dal campo alla fine, esatto. Al di là della passione, al di là delle forze economiche di una società piuttosto che di un'altra. Sarà comunque sicuramente spettacolo domenica alle 18, orario speciale perché c'è la contemporaneità, il derby fra Trieste e Udine. C'è stato tanto spettacolo anche lo scorso weekend nelle gare, in particolare del girone est. Vediamo nella prossima clip la top 10 con le 10 migliori azioni. Poi Benevelli, Dykes, 5 secondi per chiudere la manovra per Udine, gran palla di Dykes per Pellegrino che inchioda. Va la formazione di coach Martino, Masciadri perde anche il controllo della palla, anche un po' di frenesia adesso per Ravenna con Giosa che va a inchiodare il più 4. Il 5 non l'ha fatto e allora adesso rischia qualcosa nel passaggio russo, ma va a schiacciare John Brown. Primo possesso per il padrone di casa con Guyton, subito il pick and roll con Arredge, giù il controllo di Guyton che alza per Jonathan Arredge che va a schiacciare. Dire Amato l'adeguamento adesso sul play milanese, si butta dentro Amato, lo scarico, la layup, grande giocata Amato Jones. Auxilia, arriva la palla persa Auxilia, già Montegrin decolla e va a schiacciare il suo 15° punto. Green in palleggio contro Thiam che lo manda a destra, ancora Marquis Green lo fa impazzire, mamma mia, e poi lo scarico per Iedioa, date un'aspirina al povero Thiam. Rischi di fare un canestro semplicissimo, ecco Rice. Ora Grant verso Giacchetti che non prova da 3 punti, Rice si coordina, da 3, realizza Raymond Rice. 71-73, esulta il pubblico di Ravenna, ci sono 12 secondi per Mantova.
che è lato debole della difesa di Montegranaro. Bravo rivale a scippare il pallone, da servire Powell per il contropiede, Powell per lo schiaccione, Marshall Powell. Sua formazione, altro pallone recuperato per difesa di Bergamo, Solano che spinge in contropiede, inchiodando lo schiaccione. Passiamo al girone ovest, anche qui vediamo la situazione in grafica con risultati e classifica, qui risultati davvero importanti perché la sconfitta di Casale e la contemporanea vittoria di Scafati contro Tortona fanno sì che c'è una parità in vetta alla graduatoria, perde anche Legnano contro Siena, Agrigento vince però a fatica contro Napoli, Cagliari supera Rieti mentre in coda vittorie importanti per l'Eurobasket che supera la Virtus nel derby e per Treviglio che vince a Latina. Vediamo anche la classifica con questa interessante parità al vertice, peraltro si affronteranno Casale Scafati proprio all'ultima giornata in quello che potrebbe essere uno scontro diretto per conquistare il primo posto in classifica. Ci sono da girone ovest novità che riguardano anche Reggio Calabria per la vicenda della fideiussione, come sapete che ormai si tira avanti da diverse settimane, è arrivata la sentenza di primo grado, vediamo tutti i dettagli nel prossimo servizio di Carlo Ferrario. 34 punti di penalizzazione in classifica, 3 anni di inibizione per il patron Muscolino, 1 anno per il presidente Monastero. Il Tribunale federale della FIP ha usato la mano pesante contro la Viola Reggio Calabria, accusata di aver prodotto una fideiussione irregolare per l'iscrizione al campionato. Dopo la pubblicazione delle motivazioni, attese entro pochi giorni, la società calabrese potrà presentare ricorso, ma nel frattempo la sentenza subito esecutiva cambia completamente la fisionomia della classifica del girone ovest. La Viola al momento è matematicamente retrocessa, non avendo la possibilità di colmare gli 8 punti di scarto che la separano da Napoli. I campani salgono in zona play-out, da cui esce Treviglio, mentre Latina, Rieti, Siena e Cagliari si trovano tutte e 4 appaiati in 8ª posizione, l'ultima che dà accesso ai play-off. Abbiamo visto e sentito la situazione del girone ovest, secondo te Matteo c'è nel girone ovest una squadra che può insidiare le top dell'est per la promozione, oppure per la promozione sarà un discorso fra voi Treviso e Bologna? Penso che non ci sia da sottovalutare nessuno, come abbiamo visto in Coppa Italia, Tortona è stata capace di asfaltare chiunque provasse a mettersi tra loro e la Coppa, quindi penso ci sia da rispettare tutte le squadre dell'altro girone. È chiaro che il nostro girone è nettamente più competitivo, le prime squadre del nostro girone sono secondo me di un altro livello. In assoluto chi temi più come rivale diretta per la promozione? Beh, noi stessi più che altro, perché come abbiamo visto ieri siamo la squadra che può andare sotto di 15 punti a Piacenza, che con tutto rispetto non è né Treviso, né Udine, né Scafati, né Casale, e quindi poi siamo stati capaci di recuperare, quindi penso che ovviamente bisogna rispettare Bologna e Treviso come, che sono campi molto caldi, però penso che prima dovremmo pensare a noi stessi, poi guardare contro chi affronteremo. Abbiamo visto in precedenza la clip con le migliori azioni del girone est, facciamo lo stesso con le migliori immagini, la top 10 del girone ovest. Giornata di Begovic, si butta dentro, poi Cercati, gran rotazione di Tortona. Quindi in panchina Gigli, Kim da casa sua, Stephens poi ammannato, gran palla per Stephens che va a schiacciare il più 10. Ma Thomas Gissing che ci mette davvero ancora una volta la pezza! Pepe, ci sono 2 secondi, Pepe, tiro impossibile, Ferro, rimbalzone di Guariglia che poi va fino in fondo! Veramente volante straordinario, ha riportato Casale sul meno 9 e la schiacciata adesso, la schiacciata straordinaria di Amedeo Tessitore. Un'azione, mamma mia, quelle azioni che
ovviamente vanno poi inevitabilmente sulla top 10 della settimana. Sale piazza fuori per Piloce, che sceglie di attaccare il Pittura. La sfera è nelle mani di Chris Roberts, che sembra particolarmente ispirato. Vediamo cosa si inventa l'uomo del Watch 2. Watch 2! Questo è dato 10! Ma cosa fai, Chris Roberts? Una schiacciata pazzesca, mamma mia! Ci rimane da scoprire chi è stato l'MVP del terzultimo turno di Serie A 2 Wild West. Passiamo quindi dalle migliori giocate al miglior giocatore e scopriamo chi è stato nella prossima clip. Mosley di Legnano, MVP settimanale con i suoi 26 punti e 18 rimbalzi nella sconfitta con Siena. Nel quintetto ideale anche Luca Vencato di Mantova, 13 punti e 6 rimbalzi, 11 assist nella sconfitta con Ravenna. Marco Contento di Roseto, 24 punti, 4 assist, 14 su 16 ai liberi nella sconfitta con Bologna. Stefano Mancinelli di Bologna, 24 punti, 5 rimbalzi, 4 assist nella vittoria con Roseto. Jalen Cannon di Agrigento, 36 punti, 16 rimbalzi nella vittoria su Napoli. Vediamo il prossimo turno, le gare che si disputeranno la prossima settimana per quanto riguarda il girone est. Ovviamente proprio il derby, la sfida che seguiremo su Sport Italia fra Trieste e Udine. Altre gare interessanti le vedete in grafica: Ravenna che ospiterà Bergamo, Bologna se la vedrà invece in casa contro il Piacenza. Vediamo anche quello che accadrà nel girone ovest. Continua il testa a testa al vertice: Casale Monferrato ospiterà Lignano, mentre per quanto riguarda la rivale in questo momento di Casale Monferrato, ovvero Scafati, ci sarà la trasferta sul campo di Treviglio. La guida TV con gli appuntamenti su Sport Italia per adesso soltanto uno, perché appunto domenica alle 18 saremo a seguire a Trieste la sfida fra Trieste e Udine, mentre per l'ultima settimana ancora aspettiamo di vedere i risultati della prossima per determinare quale match vi trasmetteremo in diretta. Un'ultima battuta, presidente Matteo, sul derby: che cosa vi aspettate dalla giornata a livello di cornice e dalla partita, presidente? Ma mi aspetto il solito grande entusiasmo della città, il solito grande pubblico, la solita correttezza che contraddistingue la nostra curva e il nostro pubblico. Sfotò sì tanti, e che sia una bella festa, un divertimento, e che non ci siano incidenti che sarebbero insensati ed inutili. C'è anche un bel po' di voglia per voi di riscatto dopo la sconfitta dell'andata, immagino, Matteo? Sì, assolutamente, anche perché non abbiamo giocato al nostro livello, quindi abbiamo voglia di riscattarci, abbiamo voglia di far festa con la nostra città, con il nostro pubblico, in casa, dopo una bella partita, dopo una bella giornata di sport. E come ha detto Gianluca, spero che non succedano fattori, non ci sia niente all'esterno del campo come è successo con Bologna la scorsa estate durante i playoff. Penso che non siano cose che facciano bene al nostro sport in generale, allo sport. Perfetto, allora grazie presidente, grazie Matteo, entrambi in bocca al lupo per la partita di domenica e per il resto della stagione. Grazie mille a voi. L'appuntamento con Sport Italia allora rinnovato a domenica, da non perdere alle ore 18 il grande derby fra Trieste e Udine. A domenica. 1, 2, 3, let's go.